Pronto? Fabrizio? Sì, chi è? Come andiamo, amico mio? La guerra civile è alle porte, sono cruciani, come andiamo? Ciao, come stai? Bene. Beh, sì. C'è la guerra civile alle porte, tu non ci crederai. Ma quale guerra civile? Ma torna. Ma perché non torni a fare i ragazzi della terza C? Ma perché? Dimmelo tu, dimmelo tu. La gente ha paura di prendere. La gente, con quante G la gente? Con 4G. Ha paura di prendere l'autobus che fa la spesa di uscita. Dell'autobus. Sì, perché è pieno. Ma l'ho preso anche ieri l'autobus io davanti al cinema ieri. Adriano. Ma cosa dici a Roma? Ma che dici? Ma vai a fare il giro a Centocelle, a San Basilio, no, centro. Ma ero in metropolitana, sono andato fino a Cinecittà con la metropolitana. Ma che dici? La gente ha paura. Ma cosa dici? Fallo parlare. Voi non vi rendete, voi la gente non avete capito che si è rotta profondamente i coglioni. Perché la guerra civile alle porte? Perché? Perché ce lo spiego io, perché se fermano Salvini vuol dire che ci sono interessi diversi da e che succede? E nessuno che ferma succede? Nessuno che ma succede? Cosa l'unico che ha fermato è stato Salvini che ha fermato una barca con 600 persone, nessuno lo sta bene. Fermando ma cosa dici? A fermare la barca con 600 persone ha fatto bene, state a rompi i coglioni con Minniti che ha fermato gli sbarchi. Bravo. D'inverno non sbarca nessuno perché il mare è mosso, adesso che il mare è calmo di ammini di sì per maschiti della mignotta che arrivano. Oh, noi ci siamo rotti i coglioni, ci abbiamo le palle piene. Noi ragazzi della terza C, noi gli italiani, dice lui, è no lui... io dico gli italiani, l'Italia, lui in casa gli italiani, sì, certo, portavoce degli italiani, no, portavoce di nessun italiano, perché io anche sono italiano e io mi sono rotto di bracconeri invece, guarda la differenza. Frequentate altra gente. No, lui frequenta, lui frequenta altra gente. Ma che cazzo state lì? No, mio padre, mio nonno hanno fatto un buco di culo questa nazione e arrivano questi e c'hanno tutti i diritti del cazzo. Devono andare a fanculo tutti. Scusami, ma tutti. I rom, che succede con i rom? Scusami. Non riesco veramente a capire. I rom. Zingari, diciamo, gli zingari. Dire. In Romania non i rom li cacciano, non li vogliono. Salvini dice che li vuole censire e quegli italiani. Ascolta, perché ma noi non siamo tutti schedati e censiti, quando lasciamo non andiamo tutti a anagrafe. Ma che è sta stronzata? Io li voglio censire e le persone per bene vogliono farsi censire. Non hanno paura, perché sì. Io non ho fatto niente. Batti al dito la mignotta e ci hanno ragione. Scusami. Hanno ragione. Non ho capito una cosa. Tu con i zingari che faresti in generale con sti zingari? Li cacci via perché i zingari non vivono come tu. Tu pensi di integrarli. Questa gente che non si vuole integrare perché vuole vivere di espedienti. Tu dove dici, li cacci? Cosa dici? Dove li cacci? Ma tutta la macchina. Hanno tutti i tatuaggi che costano 100-200 euro. Beh, ma tatuaggi. Non è che tu fai a fatti i tatuaggi a demente. Ma i tatuaggi li fanno pure gli italiani, che c'entra? Ma io veramente ma gli italiani ci sono, possono permettere c'è un insieme di luoghi comuni allucinanti proprio, sì, allucinanti. Io ti dico che la gente comunque molti italiani, molti italiani hanno, molti italiani e molti di rom sono italiani, guarda che questi rom che ti dici italiani manco parlano italiano, parlano zingaresco. Ma quello manco te parli italiano. Io parlo italiano. La gente con 4G sarà mica italiano quello, per carità, va tutto benissimo, ma adesso tu che critichi i rom italiani dici non parlano, ma anche in casa Monica non parlano italiano, ma sono italiani, parlano guarda, come te, parli guarda, come in casa Monica tu, con lo stesso accento di Roma. Fermati, in casa Monica c'è tutti in stato, comunque in casa Monica c'hanno le case, se sono fatti le case, ma sono dei criminali, case abusive, tu dici meglio in casa Monica dei rom? È certo, perché i rom come vanno sull'autobus a rubare i ragazzini, a rubare i portafogli. In casa Monica fanno semplicemente qualche piccola estorsione, ma ti rendi conto a che cosa stiamo arrivando? Certo che lo dico io. Ma come, non attacchi Casa Monica allora? Non attacchi Casa Monica. Del cazzo non le fare estorsioni. Ma scusa, non le fare allora meglio di Casa Monica dello Stato. Meglio di Casa Monica dello Stato. Mi sembra incredibile. Io riconosco che i Casa Monica possono avere dei problemi con la legge. Possono avere dei problemi? Come possono avere? Però aspetta, in Casa Monica, se tu vai a suonare per un prestito o per qualcosa, ci stai andando a suonare. Ma sono degli usurai! Sono degli usurai, dei cravattari! Sono dei cravattari! Stai difendendo dei cravattari, usurai!
Il cravattaro, ci vai tu dal cravattaro. E il cravattaro non ti piace già. Se lo stato passa in regola. Ma sta facendo l'elogio, sto sentendo di casa moglie. Calmiamoci perché forse. Comunque, amico mio, lo sai la Chieng che ha detto? La Chieng ha detto, ha cantato una canzone dicendo: finché la barca va, lasciala arrivare, finché la barca va. No, perché. Ma solo l'Italia, oh, noi solo Italia leggiamo un congolese o famo ministro. Vabbè, congolese dei coglioni. È italiana questa ormai. È italiana. Ma è italiana la Chieng. È molto italiana. È un oculista, è un medico italiano. È più italiana di te. E ha studiato più di te. Più italiana di te, ha studiato più di te. Il cognome Chieng vale molto di più. Molto di più perché del tuo. Perché si deve mettere a dieta? Non ho capito. Ha studiato in Italia. È italiana. Ma perché si mette a dieta? Sì, no? Perché non è magrissima. Non è farmaco. Il futuro è Chieng, non Blanco Neri. Pure tu non sei. Il futuro è Chieng, pure tu non sei Neri. Non è che tu sei Esso. Tu mi sa che stai male veramente. Comunque anche tu non sei esile, diciamo, non sei proprio parlato. Sì, non sono smesso, ma manco sono così grosso come lei che alta 1,5 metri e pesa 120 kg. Ma che ne sai te? Non è questo il problema. Ma insomma, se mettessero una moschea davanti a casa tua, che faresti te? Ma che c'è già Roma? Tutte le sere che le mortadelle viene del Tritolo. Perché non li voglio ammazzare? Gli arrivo per maiale, così se ne manda a fanculo. Ma no, ma le moschee davanti a casa tua le bombardi col coso, col prosciutto. Gli apro il porchettero davanti, gli butto tutte le sere e budella di maiale di fuori. Ma no, è proprio una mancanza di rispetto assoluta verso qualunque cosa. A David, ma cosa incredibile. Di testimo di Genova. Una cosa incredibile. Si fanno ortodossi, si fanno loro. Comunque, un po' di quello che ti pare, ma è così. Comunque, mi sa che Salvini la moschea non le fa aprire, secondo me. Spero poi... perché se le fa aprire, o chiamo io, spuro un faccio pure a lui. Ciao, perché ciao, Fabrizio. Il problema è quello, ciao. Ciao, ciao.